L'informazione locale, buonasera da Francesca Magurno, le notizie regionali. Emergenza Covid-19, sono 573 i tamponi molecolari risultati positivi oggi contro i 929 di ieri. Resta alto il tasso di positività, essendo stati processati 8.363 tamponi, si attesta al 6,85%. 214 sono le guarigioni oggi e 6 invece i decessi. Negli ospedali calabresi 208 i pazienti ricoverati, in area medica 18 in terapia intensiva. In Basilicata invece 1244 i tamponi processati oggi, 86 i nuovi positivi, 71 le guarigioni, mentre ammontano a 34 i ricoverati negli ospedali lucani, uno dei quali in terapia intensiva. A Corigliano Rossano due sorelle di 15 e 18 anni sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada per raggiungere la scuola che entrambe frequentano. Il conducente della vettura che le ha travolte si è fermato per prestare soccorso. Per una delle due si è reso necessario il trasferimento e ne è di soccorso all'ospedale di Cosenza, mentre l'altra è stata portata all'ospedale di Rossano. Entrambe sarebbero fuori pericolo di vita. Avviati gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente, disposti anche gli esami tossicologici sull'uomo alla guida dell'auto che ha investito. Si terrà domani, sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 10.30, la cerimonia di premiazione della tesi di laurea vincitrice del premio Giovanna Pastoressa, organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Basilicata. Il concorso, indetto lo scorso aprile, era rivolto agli iscritti dal 2015 che avessero realizzato una tesi di laurea sui temi particolarmente cari alla compianta dottoressa Pastoressa, scomparsa in un tragico incidente nella sua città natale, Lauria. Tra questi, resilienza, psicologia alimentazione, psicologia e sport, non violenza e parità di genere, psicologia scolastica. Sarà un momento di grande emozione, dichiara il dottor Antonello Chiacchio, consigliere dell'ordine e promotore dell'iniziativa. Le notizie dal Golfo di Policastro, Riviera dei Cedri e Valle del Fiume Noce. Contro la riapertura dell'impianto di San Sago, questa mattina a Tortora sono scesi in piazza i sindaci dei comuni della Valle del Noce, fra questi Tortora, Lauria, Nemoli, Maratea, Lagonegro e Trecchina. Presente anche la consigliera regionale calabrese in quota Lega, Simona Loizzo. Una partecipazione più bassa di quanto ci si aspettasse, ma ferma nelle intenzioni. Antonio Iorio, sindaco di Tortora, pronto a fare appello alla Presidenza della Repubblica se l'iter di riapertura non venisse bloccato. Attimi di paura questa mattina sulla Cilentana tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud, quando un camion che viaggiava in direzione Vallo della Lucania ha improvvisamente perso uno pneumatico. L'autista è riuscito ad accostare senza riportare danni. Sono tuttavia rimaste coinvolte nell'incidente altre vetture che procedevano in senso opposto. Nessuno degli automobilisti ha riportato ferite. A Lagonegro, un vero e proprio supermarket della droga, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lagonegro, coadiuvati dal personale delle stazioni carabinieri di Rivello e Lagonegro, nonché dal personale del nucleo cinofili dei carabinieri di Tito, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Lagonegro. Gli indagati avevano realizzato in pianta stabile all'interno di un'abitazione un vero e proprio supermarket della droga, dove periodicamente i soggetti si recavano al fine di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti. Lo si apprende dal sito IVL24. Arriva a Diamante il trofeo senza fine, l'iconica coppa consegnata al vincitore del Giro d'Italia. L'evento è compreso negli appuntamenti che avvicineranno Diamante alla tappa del 13 maggio. Il trofeo sarà esposto nelle scuole sabato e lunedì, mentre domenica 19 dicembre dalle ore 10 si potrà ammirare la coppa sul lungomare di Corso Vittorio Emanuele. Parteciperà anche Mario Labadessa con la sua bici d'epoca. Realizzato nel 1999, il trofeo senza fine ha la forma di una spirale che realizza un vortice. Sulla coppa sono incisi tutti i nomi dei grandi campioni che hanno vinto la Corsa Rosa. È tutto, grazie per l'ascolto dalla redazione Liguri, per una buona serata.